La città di Srebrenica aspetta con particolare attenzione la sentenza contro Radovan Karadzic che il Tribunale Penale Internazionale dell'Aia sta per pronunciare. Nel 1995, verso la fine della guerra in Bosnia, a Srebrenica, le truppe serbo-bosniache perpetrarono il primo genocidio riconosciuto come tale in Europa dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Vennero passati per le armi circa 8.000 uomini e ragazzi musulmani bosniaci. Questa donna si ricorda. Mi capita di sognare ancora di come hanno ammazzato le persone. Spero che Karadzic venga condannato al massimo della pena. Mi interessa solo quello che riuscirò a far mangiare ai miei figli domani, dice quest'uomo. Se Karadzic ha commesso un crimine sono fatti suoi, se è colpevole lo puniscano. Dalla fine della guerra Srebrenica è passata da quasi 40.000 abitanti a 7.000. Per il sindaco della città il verdetto ha un senso, solo se adesso faranno seguito fatti concreti. Se le cose non cambiano davvero qui da noi, il processo non servirà a nulla. La sentenza deve servire a far accettare a tutti l'evidenza del genocidio che c'è stato, cosa che ancora non avviene, altrimenti sarà solo un altro pezzo di carta. Per questo genocidio e per i crimini compiuti durante la guerra, Radovan Karadzic, ex leader dell'entità serbo-bosniaca, rischia l'ergastolo. La metà della popolazione prega in chiesa e l'altra metà alla moschea. Queste differenze religiose ed etniche fanno capire che qualunque sia l'esito del processo, scontenterà qualcuno. Hajagos Andrea, Euronews, Srebrenica.